Buongiorno, che cosa ne pensate della puntata di ieri sera di X Factor? Allora, io penso che comunque abbiano, cioè, scusate, allora io non ho visto la performance di Ross né di Rita, però so benissimo che è andata al ballottaggio Rita, speravo tanto di no. Però c'è andata e Gianni, se non mi sbaglio, ha salvato Rita. Su questo sono anche un po', sono contenta. Però sono anche un po' dispiaciuta dal fatto che abbiano fatto uscire Camille, che lei era brava. Mi piaceva anche lei come cantante, però certo preferisco Rita, però comunque vediamo cosa succederà giovedì prossimo, poi decideremo. La cosa che odio di più, a parte X Factor, è che hanno messo X Factor e Sirene nello stesso giorno alla stessa ora, quindi o quello o quell'altro guardo. Sicché faccio un po' quando c'è la pubblicità, da una parte vado dall'altra e così via. Tutta la sera, però d'altronde non posso fare altrimenti. Quindi comunque. Adesso vado al lavoro, sta per uscire anche il nuovo vlog, quello è il vlog di ieri, tanto quando voi vedrete questo video è già uscito il vlog, quindi è anche un po' inutile che ve lo dica. Comunque, vado al lavoro, anche oggi mi aspetta la giornatina lunga, mezzogiorno e mezzo, 21, 12 e mezzo, 21, non già solo pensarci non mi piace l'idea, vorrei tanto stare a casa. Comunque abbiamo discusso poi, cioè discusso, abbiamo parlato del canino e ora dobbiamo vedere un attimo se domenica andiamo appunto a casa di questa signora per fargli vedere anche il cane al mio ragazzo e poi decideremo che cosa fare. Intanto si è guardato cucce, ciotole, mangiare, tutte le cose che c'è da guardare nel frattempo. E niente, adesso vado al lavoro perché faccio anche tardi, già che sono 35, muoviamoci, se no rischio davvero di far tardi a questo giro e francamente non mi va proprio. Adesso sono appena arrivata a casa, adesso mangio perché ho una certa fame, visto che oggi quando sono entrata al lavoro ho fatto un'ora. E poi sono andata per un'ora e mezzo quasi e sono andata subito in pausa, quindi ho mangiato, erano 10 alle 2 e ora ho fame francamente. Infatti il mio ragazzo mi ha già fatto la pasta con un po' l'hamburger, adesso vado su che mangio, non vedo l'ora. Comunque, per l'aggiornamento cane, ancora siamo indecisi se è maschio o femmina, però ovviamente siamo proiettati però sul maschio. Adesso manda anche un messaggio a questa signora, alla proprietaria praticamente, ce lo vende, per sentire un attimo se appunto domenica possiamo andare o meno, perché preferisco che lo veda anche il mio ragazzo prima e poi dopo comunque vado solo io a prenderlo perché lui vuole gli faccio la sorpresa. Adesso siamo un po' in tensione perché comunque mercoledì lui ha la prima operazione da fare, quindi non è che sia dei migliori in questo periodo, anche né io né lui, e non so perché, francamente, io ho paura della visita che devo fare martedì, eppure è solo una visita, non è che devo fare grandi cose, però ho un po' di paura, speriamo in bene. Comunque, questo vlog verrà abbastanza corto perché comunque non ho potuto vloggare più di tanto oggi, infatti avevo pensato di non vloggare quando faccio il turno così lungo, nel senso da quando faccio da mezzogiorno e mezzo alle 12:30, 21, di non vloggare perché tanto sarebbe inutile, visto che comunque sono al lavoro tutto il giorno, quindi non posso vloggare. Niente, avevo pensato appunto di non vloggare quando faccio questo turno. Comunque io vi mando un bacione enorme. Ah, fatemi sapere voi come vi siete trovati con il tè, con la tisana, tè, insomma, quella che vi ho fatto vedere nell'altro vlog, quella che mi era arrivata di Fitvia. Fatemi sapere voi come vi siete, se avete provato ovviamente, fatemi sapere come
vi siete trovati voi. Io per ora mi sto trovando benissimo. Quindi vi mando un enorme bacione. Nel frattempo suono. Vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video.